Ciao ragazzi e bentornati. Chi non muore si rivede. Dopo una settimana di influenza terrificante, sono finalmente riuscito a mettermi davanti alla telecamera, nonostante porti ancora addosso i segni dell'influenza, ma era giunto il momento di ricominciare perché ho troppe cose da mostrarvi e troppe cose di cui parlare. Ebbene, oggi voglio proprio cominciare parlandovi di un film che avrei tanto voluto vedere al cinema, ma non sono riuscito ad andare a vederlo quando è arrivato nelle sale italiane perché è rimasto solamente per 3 giorni, come sta capitando sempre più spesso per questo genere di film. Ebbene, ragazzi, si tratta di Loving Vincent. Chi mi conosce da tanto tempo e chi mi segue da tanto saprà che Van Gogh è il mio pittore preferito in assoluto. Ho visitato quasi tutte le sue mostre, sono stato ad Amsterdam al Van Gogh Museum, sono stato al MoMA di New York a vedere La notte stellata, sono stato al Metropolitan di New York, al Museo d'Orsay a visitare la galleria bellissima piena zeppa di quadri di Van Gogh, e quindi diciamo che Van Gogh lo conosco abbastanza bene, soprattutto perché l'ho studiato in semiotica delle arti all'università. Avevo un professore che era patito di Van Gogh, era davvero uno studioso molto conosciuto e rinomato, che insegna anche alla Sorbonne di Parigi, e lui ha scritto diversi libri proprio dedicati a Van Gogh, alla sua malattia e ai significati dietro le sue opere, che vi consiglio assolutamente di recuperare, vi lascio sotto in info box. E poi qualche tempo fa vi ho anche suggerito qui sul canale questo libro che si intitola Lettere a Theo. Questo libro raccoglie tutte le lettere scambiate tra Vincent e Theo in diversi anni, e all'interno di queste lettere c'è davvero di tutto. Si parla della malattia di Vincent, si parla del suo turbamento, si parla davvero di tantissime cose, soprattutto di soldi, visto che Theo era il più grande sostenitore di suo fratello e lo finanziava totalmente, dato che Vincent non ha mai venduto praticamente un quadro in vita sua. Naturalmente, dopo la sua morte, come per quasi tutti i grandi artisti, ecco che è stato riscoperto, rivalutato e appunto è diventato il padre dell'arte moderna. Ma ragazzi, questo film che io volevo andare a vedere al cinema si intitolava appunto Loving Vincent. Questo film è rimasto nelle sale italiane per soli 3 giorni ed è stato un grandissimo successo. Infatti ha incassato qualcosa come 2,2 milioni di euro in soli 3 giorni, cifre che certi cinepanettoni neanche in un mese, ragazzi, e per fortuna direi. E io ero abbastanza disperato finché ho scoperto che il 7 febbraio Universal Picture Home Entertainment ha rilasciato questo Blu-ray, anche in versione DVD e Blu-ray 4K, del film. Ragazzi, questo cofanetto è qualcosa di spettacolare. Io ringrazio tantissimo Universal per avermelo inviato, per poterlo così recensire sul canale, perché ci tenevo davvero tantissimo. Mi hanno inviato questa bellissima edizione, ragazzi, vi lascio in info box i link per acquistarla, perché la trovate anche su Amazon, e addirittura al momento è attiva un'offerta dove con 30 euro spesi in Blu-ray o DVD avrete un buono da 10 euro da spendere su Amazon, quindi ragazzi approfittatene perché davvero ne vale la pena. Questa è davvero un'edizione bellissima. Intanto la slipcase è in un materiale che richiama quello delle tele, è davvero molto molto bella al tatto, mi piace tantissimo questo ritratto, quest'autoritratto di Van Gogh che è stato scelto, che poi è stato interpretato da un attore in carne ed ossa e poi ricolorato fotogramma per fotogramma, ma di questo ve ne parlerò tra poco. Adesso, togliendo la slipcase, ecco che troviamo un cofanetto in cartoncino davvero bellissimo, perché si apre così e all'interno troviamo nella parte centrale il Blu-ray e poi qui troviamo 5 cartoline esclusive. E ragazzi, guardate quanto è bella tutta la confezione interna e anche sul retro. È davvero un oggettino molto molto bello da tenere in casa, da tenere in collezione vicino ai nostri libri e Blu-ray. Davvero bellissimo, un'edizione davvero molto molto bella. E poi abbiamo queste cartoline all'interno che adesso vi vado a mostrare. Ecco qui, troviamo Vincent, poi qui troviamo una scena del film che poi magari vi andrò a spiegare. Poi andando avanti troviamo ancora questo bar famoso che è stato rappresentato da Vincent in uno dei suoi quadri, e poi qui la famosissima Notte Stellata.
E poi ancora il ritratto del dottor Gaucher. Ragazzi, il dottor Gaucher in questo film è interpretato dall'attore che interpreta Bronn nel Trono di Spade ed è stato davvero bravissimo. Ma adesso voglio parlarvi nello specifico di questo film. Perché è così particolare? Perché mi è così piaciuto? Perché si tratta del primo film, del primo lungometraggio interamente dipinto a mano. Perché, ragazzi, è stato deciso di dipingere ogni singolo fotogramma in stile Van Gogh. Tutte le ambientazioni, tutti i personaggi sono tratti da circa 1000 opere di Van Gogh. Quindi, ad esempio, nella scena iniziale del film noi ci troviamo questo paesaggio e piano piano la telecamera inclinandosi ci porterà all'interno di questo villaggio, direttamente vicino alla casa di Van Gogh, dove tutto prenderà inizio. Questo film, come può sembrare, come magari potreste immaginare, non è la biografia di Vincent Van Gogh, ma bensì comincia dopo la sua morte, perché in molti sostengono, e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo perché l'ho studiata anche all'università ed è una cosa appunto che mi tocca particolarmente da vicino, in molti sostengono che Van Gogh non si sia effettivamente suicidato, ma che magari sia stato ucciso. Il mio professore ne era convintissimo, infatti ha scritto diversi libri su questa teoria e io devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo. E mi piace che dietro questo film ci sia anche una sorta di sottotrama thriller. Infatti tutto comincia da casa di Van Gogh, dove a pochi passi c'era l'ufficio postale che lui frequentava e nel quale appunto riversava milioni di lettere che poi sono state tutte raccolte in questo libro qui. Ebbene, il direttore di questo ufficio postale ha trovato una lettera che era indirizzata al fratello Theo, era stata spedita da Vincent. Questa lettera è tornata misteriosamente al mittente e quindi decide di incaricare il figlio Armand di andare a consegnare questa lettera personalmente a Theo. Inizialmente il figlio del povero postino è un po' restio, visto che Van Gogh in vita aveva portato diversi grattacapi al padre, ma poi si lascia convincere e parte per questo viaggio. Durante questo viaggio incontrerà tantissimi personaggi che ritroviamo nei quadri di Vincent, come ad esempio appunto il dottor Gaucher, la figlia del dottore, o anche il mercante di colori parigino che frequentava Vincent, e il barcaiolo e tantissimi altri personaggi. E piano piano comincerà a riscoprire il personaggio di Van Gogh, comincerà a capire che era una persona molto apprezzata nonostante le sue stranezze, che poi erano portate da una malattia perché era riconosciuto come persona bipolare e infatti per questo motivo assumeva diversi farmaci che appunto lo portavano ad avere scatti di ira. E probabilmente, questo lo aggiungo io, secondo il mio professore, la sua vista era talmente alterata dall'uso della digitale e anche dall'assenzio che lui davvero vedeva i colori in modo alterato rispetto alla realtà, ed è per questo che i quadri di Van Gogh hanno questi colori così forti, questi blu, questi gialli così intensi. Ma questa era solo una teoria del mio professore, quindi prendetela con le pinze. Ma tornando al nostro film, ragazzi, stavamo dicendo che il giovane Armand era alla ricerca di spiegazioni sulle cause della morte di Vincent, visto che quasi tutti dicevano che Vincent negli ultimi giorni precedenti al suo suicidio era davvero migliorato, aveva delle condizioni psicofisiche davvero migliorate rispetto al passato, sembrava una persona serena e felice e poi improvvisamente si è suicidato. Secondo il mio professore, tornando sempre su quel discorso e anche come viene accennato nel film, Van Gogh potrebbe non essersi suicidato, ma potrebbe aver coperto qualcuno, perché era una persona dall'animo molto gentile ed era sempre stata maltrattata anche dai ragazzi che vivevano nella sua cittadina. E potrebbe essere che, visto che lui amava dipingere all'aria aperta, andare fuori nei campi a dipingere, potrebbe anche essere accaduto che, attraversando un campo, un qualche agricoltore l'abbia scambiato per un ladro e quindi gli abbia sparato. Poi lui è tornato in hotel dove alloggiava, nella pensione dove alloggiava, ed è lì che poi, dopo qualche giorno, morirà vicino al fratello Theo. Ebbene, ragazzi,
Io vi consiglio di guardare questo film perché poi si scoprirà anche il motivo per la quale la lettera tornava indietro all'ufficio postale. È davvero molto commovente e, come vi avevo accennato prima, questo film è pazzesco perché appunto è stato interamente dipinto a mano da oltre 120 artisti e in questo film abbiamo circa 65.000 fotogrammi dipinti singolarmente a mano. Ragazzi, un lavoro certosino pazzesco, solo per questo andrebbe visto questo film. All'interno del Blu-ray ci sono tantissimi contenuti speciali, davvero tantissimi, soprattutto il making of di questo film che ho trovato estremamente interessante, visto che si tratta di attori in carne ed ossa che hanno prima recitato con dei green screen e poi ogni singolo fotogramma è stato dipinto a mano da tutti questi pittori. È davvero una cosa fuori di testa. È bellissimo, mi sono piaciute le musiche tantissimo e poi ragazzi, vedere tutti i quadri di Van Gogh, quelli più famosi, sono molto molto riconoscibili, utilizzati come sfondi e come ambientazioni della nostra storia, è qualcosa che fa andare fuori di testa. Io ve lo consiglio caldamente, so che tra di voi ci sono tantissimi amanti di Van Gogh, ve lo ricordo perché avevo fatto un video a tema qualche anno fa all'inizio del canale e quindi ragazzi io non potevo non consigliarvelo e non cominciare da questo film qui. Quindi ragazzi, ve lo ricordo ancora, questo qui, un Blu-ray in edizione speciale con le cartoline che trovate su Amazon, ma anche in versione Ultra HD 4K, che secondo me sarà bellissimo, visto che già il Blu-ray normale sembra un quadro vero e verrebbe davvero di infilare le mani dentro il televisore. Quindi ragazzi, io credo di avervi detto tutto, ringrazio ancora tantissimo Universal per avermi fatto recuperare questo film che non vedevo l'ora di vedere. Io aspetto sotto i vostri commenti, ragazzi, fatemi sapere se l'avete visto, cosa ne pensate, se lo vedrete, se avete visto il trailer e vi è venuta voglia di andarlo a guardare, di andarlo a recuperare, perché davvero, soprattutto in abbinamento alla promozione di Amazon, direi che non ci sono scuse per non prendere questa edizione da collezione che è davvero, ragazzi, pazzesca. Io parlo raramente di film, di queste cose sul canale, ma mi ha entusiasmato tantissimo, l'ho visto con i miei parenti, l'ho visto con mia mamma, l'ho visto con mio fratello, l'ho visto con qualche mio cugino, eravamo tutti assieme e ragazzi, wow! E posso garantirvi che anche chi non conosce nulla della vita di Van Gogh si appassionerà terribilmente sia a questo personaggio che a questo film. Ebbene ragazzi, con questo per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo prestissimo con altri nuovi video, recupereremo presto il video potteriano di martedì scorso che purtroppo è saltato, visto che ci sono molti che lo stanno aspettando. E ragazzi, io a questo punto vi chiedo di condividere il video qualora vi fosse piaciuto, lasciare un mi piace, iscrivervi al canale qualora non foste iscritti e adesso vi saluto e ci vediamo prestissimo. Ciao!